direzione. La ringrazio. Sì, allora, intanto siamo nella fase 3 per quanto riguarda il bioparco, una situazione che comunque sta migliorando. Io ho avuto l'opportunità di visitarlo, ecco, qualche giorno fa con la mia famiglia ed effettivamente, insomma, non possiamo dire che la situazione sia tornata nella normalità, ma comunque, insomma, non è in una situazione drammatica in questo momento e questo mi fa e ci dovrebbe fare molto piacere. Noi abbiamo seguito l'andamento della fase 2 in commissione con il presidente Petretti e chiaramente ci ha illustrato le problematiche inerenti comunque alla mancanza degli introiti anche il tema legato al benessere degli animali. Ecco, sul benessere degli animali sottolineo che comunque gli animali stanno bene ad oggi, nel senso che hanno appunto proseguono la loro dieta e comunque continuano gli interventi di cura da parte degli operatori presenti appunto nella struttura. Sul crowdfunding il bioparco si è mosso già da tempo in autonomia, lanciando una campagna per recuperare fondi, perciò per individuare tutte quelle risorse per poter tamponare anche la perdita avvenuta durante la fase 1, perciò la fase più critica del Covid-19. Oggi siamo in ripresa. L'affluenza nella struttura è molto ampia, nel senso che basta prenotarsi sul sito e si può andare a visitarla. Ecco, una fila molto lunga, perciò la gente sta ritornando, i bambini stanno ritornando, chiaramente quando poi si apriranno le scuole, quello è il punto chiaramente dolente, si inizieranno a un po' riorganizzare tutti quegli eventi scolastici che comunque garantivano un'affluenza maggiore. E oggi dobbiamo bocciare questa mozione, ma non perché non condividiamo i punti, ma chiaramente, come ha specificato anche il consigliere, è passato comunque dal tempo, da una fase critica, la struttura è in forte recupero, riporteremo il tema in commissione come abbiamo fatto nel corso chiaramente delle passate commissioni sulle varie fasi dell'emergenza Covid, perciò lo faremo anche con il bioparco. Vedremo quali saranno i punti dolenti o comunque le varie criticità dove poter intervenire e chiaramente lì si potrà dare un indirizzo politico più preciso. Comunque, ecco, stiamo monitorando la situazione sia in termini finanziari ma anche in termini di benessere degli animali e di affluenza. Grazie Presidente per avermi dato l'opportunità di intervenire. Grazie.